buonasera, io mi chiamo Enrico Bacigalupo, sono il segretario del circolo del PD di Premiana. Questo incontro è stato organizzato per contribuire a un dibattito che ancora deve iniziare, diciamo, nel paese, fra la gente, per adesso solamente in televisione, sul referendum costituzionale su cui si voterà il 4 dicembre. Oltre al circolo del PD di Pregnana, questo incontro è stato organizzato anche dal Comitato per il Sì Pregnano Milanese, che è il circolo simbolo in questo, che ha, per adesso ha un numero di adesioni uguale a 10. Sul tavolo rosso che trovate dietro di voi ci sono dei moduli di adesione al Comitato e vi invito naturalmente a aderire. Prima di dare la parola ai due nostri ospiti, vorrei esporre semplicemente due punti. Primo, il quesito referendario. Il quesito referendario che è stampato dietro di noi è sulla quale alcuni hanno fatto delle polemiche nelle settimane passate, ad esempio Brunetta, dicendo che è scritto per invogliare a votare il sì. Ecco, il testo che è riportato sulla scheda è esattamente quello che dice la legge, nel senso che quello che è stato approvato come titolo ha esattamente quel testo. C'era un'alternativa a mettere il testo della riforma approvata, mettere l'elenco degli articoli approvati, e sappiamo bene che gli articoli sono ben 47. Quindi anche nei referendum passati è stato il titolo della proposta della legge passata, riforma passata, che è stato usato sulle schede del referendum. Quindi è esattamente conforme alla legge e conforme alla prassi precedente. Non parlerò dei contenuti perché sui contenuti parleranno i relatori. L'altra piccola osservazione che voglio fare è che la riforma riguarda la seconda parte ed è a rafforzamento della prima parte. Voglio portare un esempio che di solito un argomento che non viene messo molto in evidenza. L'uguaglianza delle donne. C'è un articolo della Costituzione, l'articolo 53, che dice che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici. Ricordiamoci che la Costituzione è stata scritta nel 48, per la prima volta nel 46, per la prima volta hanno votato le donne, e le donne possono accedere alle cariche elettive. Ora, l'articolo 55, che è uno degli articoli modificati, dice esattamente che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione a Camera promuovono l'equilibrio fra donne e uomini nella rappresentanza. Cioè questa c'è un'azione ben precisa per cui questa uguaglianza è messa nero su bianco sulla Costituzione. Quindi è un principio che senz'altro rafforza gli altri articoli della Costituzione. Con questo io ho terminato la mia introduzione. Adesso la serata si svolge in questa forma un po' non consueta. C'è stato un giornalista che ringraziamo, che è il giornalista Carlo Baroni del Corriere della Sera, c'è un onorevole gruppo, per circa tre quarti d'ora, in un tempo del genere, il giornalista farà delle domande al Peruffo sulla riforma, dopodiché si aprirà il dibattito. Io chiedo che gli interventi da parte del pubblico siano limitati al massimo a 5 minuti, in modo tale che verso le 11, 11 e un quarto possiamo chiudere la serata. Naturalmente c'è anche la risposta a poi dell'onorevole Peruffo. All'ultima cosa, sul tavolo in fondo, sempre su quel tavolo in fondo, la trovate del materiale, sulla destra c'è del materiale che ha il titolo di esempio io stampato. Ad esempio c'è una bellissima documentazione sugli articoli che sono stati modificati, come erano prima e come sono dopo. Naturalmente io non ne ho stampate diverse copie, ma quelli che lasceranno la loro email e che hanno partecipato stasera possono mandare link. Poi ci sono altre documentazioni. Per cui vi chiedo anche, chi non l'avesse già fatto, di iscrivervi nelle presenze, che c'è un modulo sempre in fondo. Lascio la parola adesso
a Carlo Barone. Grazie. Grazie mille, buonasera a tutti. Ecco, non so se qualche anno fa avessimo una conoscenza più approfondita della Costituzione. Ricordo quando ero ragazzino io, e molti di voi sono miei coetanei, c'era una materia a scuola che si chiamava Educazione Civica. L'hanno, secondo me, inopinatamente cancellata dai programmi scolastici, forse questi sono un po' i frutti. Lo dico perché in materia di referendum, come voi, come tutti voi, in questi giorni siamo così inondati da programmi televisivi, articoli sui giornali, e leggo delle cose un po' sconvolgenti, pronunciate da persone che dovrebbero avere competenze in materia. Faccio nome e cognome. L'altro giorno ho sentito il magistrato Imposimato, che è un nome noto, illustre magistrato, anche ha fatto delle inchieste a cui siamo tutti riconoscenti, che parlando del governo in carica trasmetteva una vulgata che poi ha preso piede, non riguarda il referendum, però per dare l'idea di quale sia il livello della conoscenza della Costituzione, può essere utile. Sosteneva che il governo Renzi è un governo illegittimo, così come era illegittimo il governo Letta, il governo Monti. E questa è una cosa che è abbastanza diffusa tra l'opinione pubblica, mentre, come tutti dovrebbero sapere, l'articolo 92 della Costituzione prescrive che il capo del governo viene nominato non dal popolo ma dal Presidente della Repubblica. Però passano queste bufale che poi diventano verità assoluta. Un'altra cosa riguardo sempre invece al referendum, è uscito un sondaggio, cito il mio giornale, scusate, il Corriere della Sera, che proprio ieri diceva che solo il 53% degli italiani è a conoscenza del quesito, di che cosa andremo a votare il 4 dicembre. Quindi in questa sala una parte di voi, metà di voi non sa cosa andrà a votare, e questo è abbastanza inquietante. Faccio un po' di mea culpa, anche è vero che la carta stampata, l'informazione non ha aiutato a informare adeguatamente, ma ha fatto la cassa di risonanza spesso alle diatribe politiche che non hanno niente a che fare con la questione in merito. Esaurita questa premessa, io con Vinicio Peguffo, che presento, tutti conoscete, deputato del PD della zona, volevo fare un po' l'avvocato del diavolo, perché se anch'io sostenessi le ragioni del sì, ce la canteremmo, ce la suoneremmo qua, faremmo una serata un po' troppo mielosa che forse non servirebbe. Per cui volevo un po' stanare lui prendendo le parti dell'opposizione in modo che magari ci aiutasse, come sicuramente farà, a capire meglio cosa andremo a votare, anche entrando anche nei tecnicismi che magari possono essere un po' noiosi, che però servono. Però come prima domanda volevo chiederti questo. A favore del referendum si sono schierati personalità dei più svariati mondi, e mi riferisco all'ambasciatore americano a Roma, vari capi di stati europei, anche gente, diciamo così, cosiddetti poteri forti, banche eccetera. Questo secondo te non rischia di paradossalmente danneggiare quello che è l'intento del governo? Buonasera a tutti, grazie dell'invito e anche di aver scelto questa formula, perché adesso è partito, l'ha toccata subito piano Carlo Barone, sono sicuro che poi mi chiederà durante il tempo di tutti gli interventi. Allora, io rispetto alla domanda che mi hai appena fatto, mi trovo molto nelle parole del Presidente della Repubblica Mattarella, chiamato a commentare le considerazioni fatte dall'ambasciatore americano, nel senso che è evidente che decidiamo noi italiani con la possibilità di votare il 4 dicembre, però credo che le considerazioni un po' sgrammaticate, questo sì, dell'ambasciatore, così come altre considerazioni, dicano di quale sia l'interesse che c'è rispetto al referendum, anche perché ogni tanto forse ce lo dimentichiamo, continuiamo a essere la settima potenza industriale al mondo, siamo uno dei tre fondatori, tre pilastri dell'Unione Europea, un paese coinvolto in un percorso di riforme complessive di grande rilievo. Il fatto che ci sia attenzione su questo referendum è l'attenzione che è data ad un paese che è all'interno di un percorso di riforme molto approfondito. Ecco, quindi io la guarderei da questo punto di vista. Messi i puntini su lì, come ha fatto Mattarella, grazie del commento, ma decidiamo noi con il nostro voto e con questi 2 mesi che sono fatti apposta per approfondire, perché ognuno di noi
uno si possa formare un'opinione. Detto questo, però, secondo me la dice lunga sul rilievo che ha il nostro paese, che ogni tanto ne dicono gli esponenti dell'opposizione, e il rilievo soprattutto che ha un percorso di riforme complessivo. Ecco, grazie. Allora entriamo adesso proprio nel merito della questione. Uno degli argomenti che viene adottato da parte dei sostenitori del sì è che dovremmo arrivare a uno snellimento delle procedure parlamentari, però in realtà il bicameralismo non viene abolito, cioè restano due camere, resta la Camera e il Senato. Quindi cosa miglioreremo? Cioè il fatto che comunque non passeremo a una forma di parlamentarismo più snella con una Camera sola, ma ne resteranno comunque due. Allora, ci sono tanti paesi in Europa, non solo, che hanno due rami del Parlamento, quindi hanno due Camere, poi vengono chiamate in maniera diversa, e se il 4 dicembre passa il sì, noi continueremo ad avere un Parlamento con due rami del Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Che cosa cambia? Che ad oggi fanno le stesse cose. Questo è il punto di anomalia, il cosiddetto bicameralismo paritario, è che tu hai due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che peraltro hanno bacini elettorali diversi. No? Per votare al Senato devi avere 25 anni, quindi hanno bacini diversi, hanno leggi elettorali diverse e però hanno esattamente le stesse funzioni. Innanzitutto, siccome noi siamo una repubblica parlamentare e continuiamo a essere una repubblica parlamentare, perché la riforma istituzionale non interviene sulla forma di governo, per cui si continuerà ad avere un sistema per il quale esiste un governo che deve avere la fiducia dalle Camere, e l'anomalia del nostro sistema è proprio questa, che tu hai due Camere, tutte e due devono dare la fiducia al governo e le leggi dovevano essere approvate esattamente nella stessa forma dai due rami. Cosa cambia? Che noi avremo due rami, uno la Camera dei Deputati che rappresenta la comunità nazionale. La Camera dei Deputati sarà l'unica ad avere il rapporto fiduciario con il governo, quindi un governo per poter nascere deve avere la fiducia soltanto dalla Camera dei Deputati, così come la legge di bilancio, che è la legge fondamentale, verrà votata soltanto dalla Camera dei Deputati e le leggi in via ordinaria vengono votate dalla Camera. Il Senato, innanzitutto, noi scriviamo in Costituzione che il Senato della Repubblica mantiene lo stesso nome, ma non rappresenta la comunità nazionale, non dà la fiducia, non vota la legge di bilancio, non vota le leggi in via ordinaria, deve rappresentare gli enti territoriali, le comunità locali, ed ha competenze su questa materia. Innanzitutto il rapporto tra gli enti territoriali e lo Stato centrale, poi concorre a quelle che sono le leggi di modifica della Costituzione e per quanto riguarda i trattati europei, le leggi fondamentali europee, però ha funzioni quindi diverse rispetto ad oggi. Insomma, noi finalmente superiamo quel bicameralismo paritario che è stato oggetto di discussioni lunghissime, intanto nel Parlamento, perché la prima commissione bicamerale che ha affrontato questa anomalia italiana del bicameralismo paritario e ha parlato della necessità di superarla è stata, secondo me qualcuno se lo ricorda, la commissione Bozzi del 1983, a cui ne sono seguite diverse di commissioni bicamerali, De Mita Riotti, la commissione bicamerale D'Alema che molti si ricordano, diversi tentativi. Quindi da questo punto di vista mi sembra che il dibattito nel paese, i tentativi del Parlamento siano stati molti, che però non sono riusciti a superare quella che continua ad essere un'anomalia tutta italiana. Un'altra questione direttamente questo referendum è anche il referendum che avremo negli anni successivi, perché se passa il sì, per chiedere per chiamare i cittadini alle urne per un referendum abrogativo, adesso sapete che servono 500.000 firme, si passerà a 800.000 firme. Tra l'altro, aperta parentesi, per questo referendum, come penso sappiate, non è necessario il quorum, per cui sarà valido comunque. Però dicevo, per i referendum abrogativi, tipo quelli che abbiamo fatto per il divorzio, insomma, tutta la storia del referendum, è inutile che vi ricordi i tantissimi referendum stati fatti in Italia,
però alzando la soglia e considerando tra l'altro che il numero dei cittadini del paese scende, non è che limitiamo un po' la sovranità popolare, la metto giù pesantissimo. Ma allora intanto ho fatto bene a ricordare che il referendum del 4 dicembre è un referendum previsto dalla Costituzione in questi casi, confermativo, e non ha un quorum, per cui innanzitutto conta il numero di persone che vanno a votare, quindi da questo punto di vista credo che sia una delle caratteristiche fondamentali anche di questa campagna referendaria, nel senso di convincere le persone delle ragioni del sì e del no, convincerle a partecipare. Poi tu hai sollevato una questione, quella degli strumenti di partecipazione, che di solito nel dibattito che si è fatto finora non se ne parla tantissimo, a me sembra molto interessante invece, perché in realtà con questa riforma istituzionale noi ampliamo gli strumenti di partecipazione dei cittadini, introduciamo i referendum di indirizzo, introduciamo referendum che quindi hanno la possibilità di veicolare ulteriormente l'opinione, il parere dei cittadini, che verranno normati poi successivamente da legge ordinaria. Per quanto riguarda lo strumento che conosciamo, i referendum abrogativi, in realtà noi diciamo che se raccogli 500.000 firme come oggi, rimane come oggi, ossia il quorum è il 50% più uno degli aventi diritto. Se invece raccogli 800.000 firme, il quorum si abbassa, perché il quorum è il 50% più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche. In buona sostanza tu dici, se riesci a raccogliere più firme, quindi dimostri che è un tema all'attenzione dell'opinione pubblica, il quorum è più basso. L'altro strumento di partecipazione sono le leggi di iniziativa popolare, cioè noi sappiamo che se c'è una proposta che riteniamo valida e raccogliamo le firme di 50.000 cittadini, la possiamo mandare al Parlamento, e di solito quello che succede è che quando arriva al Parlamento viene messa in un cassetto, rimane lì, a meno che il Parlamento non affronti quella questione, ci siano delle proposte di legge di iniziativa del governo o del Parlamento, e quindi quella legge viene ripresa, associata alle altre, e in qualche modo ogni tanto capita che vengano discusse. Noi cosa diciamo? Che se raccogli 150.000 firme, quindi sono di più, però dimostri che è un tema che ha la capacità di cogliere un interesse, allora a quel punto, nel momento in cui la presenti con la proposta di legge, il Parlamento deve calendarizzarla, cioè entro un tempo determinato deve discuterla, poi può approvarla, rigettarla, modificarla, però tu che hai raccolto quelle 150.000 firme hai la certezza che il Parlamento lo discuterà. Quindi, come vedete, da questo punto di vista, con la riforma istituzionale vengono ampliati e rafforzati gli strumenti di partecipazione diretta dei cittadini, e io credo che sia una delle questioni di cui si parla poco, che però indica il tratto di questa riforma, che se ne sia detto nella prima parte dei confronti a distanza tra sì o no, una riforma che amplia la gamma di partecipazione dei cittadini. L'altro tema legato alla legge elettorale, il famoso Italicum, che è connesso ovviamente alla riforma costituzionale. Con la nuova legge elettorale dovrebbe essere più facile andare al governo, però si potrà governare con una maggioranza più esigua di quella attuale. Si può dire ok, tutto bene, perché così si snelliscono le procedure, è più facile guidare il paese. Però immaginiamo il rovescio della medaglia: se dovesse vincere le elezioni un partito tra virgolette più autoritario, comunque un po' più decisionista, pensiamo ai 5 Stelle, questo non può essere un problema per il paese? Ma allora, intanto, giustamente lo ricordavi anche tu, quando andremo a votare il 4 dicembre, noi votiamo sulle riforme istituzionali. Non votiamo sulla legge elettorale. La legge elettorale è una legge ordinaria che quindi non ha bisogno delle stesse procedure. La riforma istituzionale ha avuto 6 voti nel Parlamento, ha avuto un percorso lungo. La legge elettorale basta che venga votata a maggioranza dai due rami del Parlamento. Esiste, quello che dicono diversi sostenitori del no, un legame tra le riforme istituzionali e la legge elettorale. Non un legame perché
è oggetto del referendum, ma esiste, i giuristi potrebbero dire, un combinato disposto, cioè le due cose sono collegate, esiste un legame politico tra le due questioni. Allora, intanto, secondo me è giusto ricordare che la legge attuale elettorale, l'Italia, comunque quella che è stata votata, una legge che ha un premio di maggioranza, intanto, che una legge elettorale abbia un premio di maggioranza è una cosa strana che abbiamo soltanto in Italia introdotto con l'Italia. No, se vai a vedere negli altri paesi europei, un po' tutte le leggi hanno un premio di maggioranza. Pensiamo all'Inghilterra, la culla del liberalismo, è il punto di riferimento. Da questo punto di vista loro hanno un sistema elettorale, first past the post, come lo chiamano loro, cioè chi prende un voto in più degli altri vince, prende il seggio, quegli altri voti non è che poi li recuperi, no, sono voti che rimangono lì, in quell'ora. Peraltro conosciamo quella legge perché con il Mattarellum tre quarti dei seggi erano attribuiti, per cui c'è un premio di maggioranza, accidenti. In Francia c'è il doppio turno di collegio, ma anche lì viene attribuito, anche in Spagna, seppur adesso con la tripolarizzazione fanno fatica, ma anche lì è attribuito un premio di maggioranza. Quindi che ci sia un premio di maggioranza nelle leggi elettorali è cosa abbastanza consolidata. Come viene conferito con l'Italicum? Viene conferito alla lista. La lista è o il partito, oppure può essere anche una coalizione che si mette insieme, peraltro... Qui a Pregnano, che è stato un comune di sperimentazione dal punto di vista dell'innovazione dell'offerta politica, noi ci ricordiamo che l'Ulivo era l'offerta politica che noi ci presentavamo nel collegio uninominale, quindi ci presentavamo in maniera unitaria, per cui con l'Italicum ti puoi presentare come partito oppure come lista unitaria. Allora, alla lista viene conferito il premio di maggioranza se al primo turno raggiunge il 40%, altrimenti c'è un turno di ballottaggio, che è un meccanismo per il quale viene consentita la governabilità ma allo stesso tempo la rappresentatività, cioè devi dimostrare di aver raccolto un consenso significativo nel paese. Sulla legge elettorale si è aperto un dibattito che voi conoscete rispetto al cambiamento dell'Italicum. Su questo il PD ha dato una disponibilità a discutere delle modifiche, sapendo che ci sono due elementi. Il primo è quali modifiche parliamo, perché vedete, alla Camera 10 giorni fa abbiamo discusso le mozioni sono atti di indirizzo rispetto alle modifiche dell'Italicum. Il PD ha fatto una mozione in cui dice questa cosa, cioè siamo pronti a discutere, a verificare quali sono le proposte. I 5 Stelle hanno presentato una mozione in cui dicono basta con l'Italicum, ci vuole un sistema proporzionale puro. Una cosa che conosciamo, perché nel nostro paese l'abbiamo avuto. Certo, era un tempo in cui esistevano i partiti, i corpi intermedi, le associazioni, quindi era anche un'Italia diversa, però ci ricordiamo che quando votavi un partito e poi quel partito decideva un po' cosa fare di quel voto, quindi questa è la proposta. Secondo me questa non è la direzione, quindi innanzitutto vedere nel merito di quali modifiche si tratta. Le modifiche di cui parliamo sono la possibilità di introdurre l'apparentamento tra il primo e il secondo turno in maniera tale che tu al secondo turno devi dimostrare di aver allargato, quindi maggiore rappresentatività, ne possiamo discutere. Una modifica può essere quella di togliere i capilista bloccati, quindi le preferenze per tutti, disponibilissimo, anzi, più che disponibile. Se parliamo di queste modifiche, io ne ho citate due, pronti a discutere, sapendo che l'altro elemento è che oltre a trovare quali possono essere le modifiche, devi anche trovare una maggioranza in Parlamento. Perché il Parlamento di cui stiamo parlando, alla Camera e soprattutto al Senato, sempre quello là, cioè quello del 2013, quello nel quale c'è stata la mancata vittoria del centro-sinistra Italia Bene Comune con una maggioranza alla Camera e senza una maggioranza al Senato, per cui oltre a mettersi d'accordo su quali modifiche bisogna trovare anche una maggioranza parlamentare che voti queste modifiche, per cui secondo me la discussione sulla legge elettorale deve avere un po' questi due elementi, altrimenti un po' un pretesto.
testo, cioè parliamo di legge elettorale per non parlare di riforme istituzionali. Disponibile a parlare della legge elettorale, l'ho detto, io nel merito ho dato anche alcune indicazioni e noi ci siamo assunti la responsabilità di indicare i tempi di questa discussione, però non cerchiamo di fare una discussione che toglie dal tavolo quello che è il punto, che sono le riforme istituzionali. Mentre riguarda il referendum, mesi fa, quando appunto parte la campagna, è stato lanciato il quesito, si diceva, e poi questa cosa è stata un po' giocata contro, che il Premier Renzi avesse un po' personalizzato il referendum. Non a caso, sarà capitato a tutti voi di incontrare delle persone a cui chiedevate, ma tu al referendum cosa voterai? E ti dicevo, io voto no. Cioè, ma come mai, non sei convinto, non ti piace il bicameralismo? Cioè no, voto no perché voglio mandare a casa Renzi. Secondo te è stato a distanza di mesi, visto che lui ha avuto un pochino, diciamo, si è un po' ravveduto, ammesso di aver un po' esagerato, di aver un po' troppo addossato, accentrato su di sé la campagna referendaria. Tu ritieni che abbia appunto esagerato nei toni o era inevitabile che il capo del governo ci mettesse la faccia? Ma mi sembra che Renzi anche l'altro giorno a Perugia, una delle cose che è stata riportata anche dalla maggior parte dei giornali, dei telegiornali, ha detto lui stesso che ha, da questo punto di vista, ha compiuto un errore. Poi gliel'hanno ricordato in tanti, anche il presidente emerito Napolitano, in maniera molto netta e diretta. Credo, come capita ogni tanto al Presidente del Consiglio, l'abbia toccata piano, diciamo così, cioè si è andato su questo molto diretto. Però, in tutta sincerità, se lui non avesse fatto quelle dichiarazioni a febbraio, se non l'avesse ripetuto diverse volte, secondo voi non ci sarebbe stato questo tema? A me sembra che comunque la dinamica delle opposizioni sarebbe stata quella di dire, in ogni caso, che si trattava di un referendum sul governo, perché il disegno di riforma istituzionale è su iniziativa del governo, perché il governo su questo si è speso, il governo ci ha messo la faccia, anche perché dal punto di vista politico, cos'è che tiene insieme i 5 Stelle, Brunetta e tanti altri, mi fermo qui per non iniziare a citare tutti quanti, è questo che tiene insieme, cioè l'elemento di essere contro il governo, per cui secondo me la dinamica, ha detto che il Presidente del Consiglio non doveva calcare così quelle dichiarazioni, secondo me si sarebbe innescata in ogni caso. Poi io sono convinto che più parliamo del merito di questo referendum, più si rafforzano le ragioni del sì, non solo perché sono convinto avendola votata 6 volte, ma perché mi sembra che nel dibattito che piano piano si sta sviluppando, negli incontri che sto facendo, piano piano emergono quelli che sono i tratti di questa riforma, ossia di cogliere un dibattito che in questo paese c'è stato a lungo, più volte, a partire dall'elemento principale, quello da cui siamo partiti, il superamento del bicameralismo paritario, ma ci sono diversi elementi che corrispondono ai problemi che sono sempre stati indicati. Guardate, se andiamo a vedere per esempio anche solo i programmi elettorali con cui ci siamo presentati noi come centrosinistra, se andate a leggere, sono alcune cose che ritornano campagna elettorale dopo campagna elettorale, alcuni in realtà ci sono anche in programmi elettorali di altri, perché è un elemento che si è consolidato, che non puoi avere due camere che fanno la stessa cosa così come altre. Per cui ecco, da questo punto di vista io ho l'impressione che una parte significativa della campagna referendaria delle opposizioni sarà giocata tutto sul tema dell'opposizione al governo, al di là delle considerazioni del Presidente del Consiglio. Lo dico anche perché prima di venire mi è capitato l'occhio su alcune dichiarazioni che erano praticamente identiche di Roberto Fico, no? Che è un esponente del Movimento 5 Stelle, Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, e di Renato Brunetta, dicevano praticamente le stesse cose, ossia loro da mesi, quando cala un po' l'attenzione sulle regioni del no, dicono c'è una sproporzione, no? Della presenza del sì e del no in televisione, vergogna, scandalo, dibattito di 3 giorni.
Poi se vai a vedere i dati che vengono trasmessi dall'autorità garante delle comunicazioni, ti rendi conto che è un po' difficile calcolare la presenza del sì e del no quando prima non era fissata neppure la data, quando i comitati non hanno ancora richiesto gli spazi e quando il calcolo viene fatto sulle forze politiche, perché per esempio in quel calcolo, quando vedo che è conteggiato per il PD Massimo D'Alema in quota al sì, perché il PD è per il sì, secondo me è un conto che non è fatto in maniera esattamente corretta, perché di solito sono i conteggi fatti nel momento in cui scatta la par condicio. Però mi sembra che questo la dica lunga sull'idea di fare una campagna referendaria che cerca di trovare un collante per un fronte del no che è molto variegato, e mi sembra che finora l'unico collante che hanno trovato è quello di dare addosso al governo. Sarebbe schierato per il sì, ovviamente non lo è. Colgo la palla al balzo per farti una domanda che mi ha suggerito il buon Roberto Lava, perché c'è, anche qua nell'immaginario collettivo, io cito sempre le fonti giornalisticamente, anche qua nell'immaginario collettivo sembra che ci sia tutta la sinistra della sinistra, per così usare questo termine, che sia contro il governo. In realtà non è così, anche questa è una percezione sbagliata, cioè c'è anche una sinistra più a sinistra del PD che è a favore della riforma. Sì, nel senso che se vai al merito della riforma istituzionale, secondo me scopri delle cose interessanti, lo dico perché in merito alla domanda che mi hai appena rivolto, per esempio ieri c'è stata un'assemblea qua a Milano dove c'erano una serie di esponenti della sinistra riformista a sostegno del sì, alcuni ministri che conoscete, Martina, Orlando, esponenti storici della sinistra come Piero Fassino. A me ha colpito il primo intervento, quello di Luigi Berlinguer. Luigi Berlinguer, io credo che molti ce lo ricordiamo come ministro della pubblica istruzione, come parlamentare europeo, come dirigente appassionato della sinistra e del centrosinistra, e lui ha usato, secondo me, un argomento efficace, ossia ha detto: guardate che di riforma istituzionale siamo noi, la sinistra, che ne parliamo da tempo. Perché tra l'altro, se uno ha voglia di andare a guardarsi i materiali dati dal dibattito parlamentare, oppure se qualcuno ha voglia di andare a scartabellare anche il dibattito politico fatto per esempio nel PCI, a fine degli anni 70 a Milano era il PCI con Armando Cossutta, responsabile degli enti locali, che proponeva il superamento del bicameralismo paritario con una seconda camera di rappresentanza degli enti territoriali. Per cui in realtà più vai in profondità alla riforma, più vai in radice, più trovi le radici della sinistra riformista, che è quella che parte da una considerazione che, lo diceva bene Enrico all'inizio nella sua introduzione, è giusto ricordare che con questa riforma noi non tocchiamo la prima parte della Costituzione, quella dove vengono indicati i valori costitutivi della nostra comunità nazionale, che sono i valori della resistenza, dell'assemblea costituente. Noi interveniamo sulla seconda parte, che è quella parte che indica come lo Stato si deve organizzare per rendere attuali gli obiettivi e i valori indicati nella prima parte della Costituzione. Anche perché se noi ci leggiamo, ci rileggiamo la prima parte della Costituzione, i suoi valori, sono tutti valori che siamo riusciti a rendere esigibili? Sono tutti obiettivi che siamo riusciti a raggiungere? Allora evidentemente come lo Stato si è organizzato, il meccanismo di funzionamento dell'istituzione non ha corrisposto. Quindi cambiare la seconda parte è rendere attuale la prima parte. E aggiungo, rispetto a un argomento che viene sempre utilizzato, noi abbiamo cambiato la seconda parte della Costituzione seguendo la Costituzione, utilizzando l'articolo 138, che è quello che prevede, cioè questa è la Costituzione più bella del mondo, come la chiamiamo e come giustamente continuiamo a chiamarla, perché al suo interno indica anche la strada per renderla attuale. Io credo che sia questa anche la forza e la vitalità di quel dibattito all'Assemblea Costituente, anche perché guardate, alcuni dei temi discussi oggi li ritrovate
nel dibattito all'Assemblea Costituente. Il tema sul bicameralismo, il confronto lì, c'era stato con una posizione fortissima dell'allora PC che era per un monocameralismo. Era la Democrazia Cristiana che mutuava un meccanismo di una seconda camera delle corporazioni. Per cui da questo punto di vista noi operiamo un intervento di riforma sulla seconda parte per rendere attuale la prima. Sempre sul quesito del referendum, per la parte dell'avvocato del diavolo, che verrebbe un po' svuotato il ruolo del Parlamento quanto legislatore, cioè l'attività legislativa verrebbe avvocata, non dico completamente, però verrebbero spostati gli equilibri un po' più sul governo. È vero che lo fanno già adesso con forse un abuso di decreti legge, però ratificando questa tendenza il Parlamento verrebbe un pochino marginalizzato a favore del governo, con i rischi di cui si parlava anche prima. Beh, allora, visto che il problema, lo abbiamo detto a lungo, era due camere che fanno la stessa cosa, con le leggi che rischiano di fare come la pallina da ping pong, no? Che vanno avanti e indietro, il superamento del bicameralismo paritario significa che le leggi in via ordinaria vengono votate soltanto dalla Camera dei Deputati. Il Senato su alcune può esprimere un parere, però poi è la Camera dei Deputati che decide. Quindi questo rende più semplice, più snello il procedimento legislativo. Viene introdotto anche un ulteriore elemento, il cosiddetto voto a data certa, perché oggi proprietario del calendario parlamentare non è il governo, è giustamente il Parlamento. Però noi diciamo che se il governo ha dei provvedimenti di particolare rilievo può chiedere che ci sia un voto entro una data, la cosiddetta data certa. Poi è ovvio che il Parlamento decidere di approvare, modificare e rigettare, però il governo da questo punto di vista ha un elemento di garanzia sui tempi. A fronte di questo noi mettiamo in Costituzione il limite all'uso indiscriminato del decreto legge, perché voi sapete come funziona, perché anche oggi quando mi capita di fare i confronti con i rappresentanti del no, di solito viene usato questo argomento: beh, il bicameralismo paritario in realtà sulle cose che serve a voi funziona che è una bellezza, nel senso che il Parlamento riesce a provare una legge in tempi rapidi. Come è successo? Come è funzionato? Che negli ultimi, insomma, sono diversi anni, a dire il vero, sono governi centrodestra, centrosinistra, tecnici, sopra e sotto, che quando il governo aveva un provvedimento giudicato importante, cosa faceva? E metteva un decreto legge, quelli che per la Costituzione dovrebbero essere usati solo in caso di necessità e urgenza, e su cui diversi Presidenti della Repubblica hanno scritto al Parlamento e al governo dicendo che ce n'era un uso eccessivo. Quindi il governo cosa fa? Fa un decreto legge, anche se non dovrebbe. Lo trasmette alle Camere, il decreto legge è subito legge, no? Deve essere poi convertito entro 60 giorni dal Parlamento. Lo mandava alle Camere, cosa succedeva? Che di solito su quel decreto, nella conversione in legge, veniva posta la fiducia. In uno addirittura in tutti e due rami del Parlamento. Cioè, la verità è che, come al solito succede, rispetto a una difficoltà sistemica legata al bicameralismo paritario, ci siamo acconciati a risolvere il problema violando la Costituzione, con l'uso eccessivo del decreto legge. Da questo punto di vista, con la riforma non c'è più violazione, non solo perché è solo la Camera che vota le leggi, ma perché c'è il voto a data certa, e soprattutto inseriamo in Costituzione la limitazione dell'uso del decreto legge. Quindi da questo punto di vista la riforma dà più garanzie al Parlamento, dà più garanzie alla formazione delle leggi, ed è l'esatto opposto di quello che viene detto. Tu prima giustamente hai citato l'Assemblea Costituente, che nel dopoguerra riuscì a scrivere la Costituzione, credo, se non vado, in un anno, poco più o poco meno, tenendo dentro tutte le anime del paese, comunisti, cattolici, liberali, per cui gente di estrazione politica, anche di idee completamente diverse, però sono riusciti a fare questo che tu hai detto, questo capolavoro. Come mai invece in Italia è così difficile fare le riforme? Prima tu hai citato tutti i vari tentativi che sono stati fatti nel corso degli anni, sono messi insieme addirittura D'Alema e Berlusconi, il diavolo e l'acqua santa, però non sono riusciti ad arrivare a niente. È colpa dei politici, è la gente che ha una sorta di schizofrenia, per cui prima pretende che venga cambiato tutto, poi quando si vede davanti il cambiamento si spaventa, torna indietro.
Come mai? Ma allora, per quanto riguarda quella che viene definita giornalisticamente la Prima Repubblica, io ho citato la Commissione Bozzi, poi la Iotti De Mita, è evidente che non si è riusciti a produrre quella riforma della Costituzione e delle istituzioni di cui tutti parlavano, perché era entrato il sistema stesso nei partiti, quell'assetto, in grandissima difficoltà, oltre a tutte le caratteristiche di ricostruzione, convenzio del scrutinio e quant'altro, ma era quell'assetto di partiti che non aveva più la forza politica di produrre quel cambiamento necessario, che infatti poi è stato un cambiamento esogeno, definiamolo così. Nella cosiddetta Seconda Repubblica la verità è che il bipolarismo in Italia lo abbiamo vissuto molto come scontro all'arma bianca tra non solo avversari politici, tra nemici politici. Questo per le tante ragioni che conosciamo, perché molti in questa sala l'abbiamo vissuti tutti quanti questi 20 anni, però quello che puoi vedere dal punto di vista sistemico, differente rispetto ad altri paesi, che in altri paesi se le danno di santa ragione, no? Tra centrodestra, centrosinistra, normalmente, ma poi esiste, diciamo così, una cornice condivisa, patriottismo repubblicano in Francia, right or wrong is my country negli Stati Uniti, esiste, diciamo così, un perimetro di condivisione. Nel nostro paese questo tipo di maturazione, il cosiddetto bipolarismo, Repubblica, non si è mai riusciti a farlo, perché a me viene subito da dire, perché dall'altra parte c'avevi uno che pensava solo alla legge ad personam, l'attacco ai giudici, lo scontro tra istituzioni, dall'altra parte ti direbbero che invece era tutta colpa, no, di quelli che stanno. Però il dato è questo, secondo me, dal punto di vista complessivo. In questa legislatura mi sembra che la dinamica più attiene alla cronaca che non alla storia, diciamo così, o della possibilità di storicizzare alcuni processi. Perché dico che attiene di più alla cronaca? Perché questa, che è una legislatura che nasce con quel dato lì del 2013, la mancata vittoria, lo stallo politico che diventa stallo istituzionale, a fronte di quello tu hai un Parlamento che non è più bipolare, ma è quantomeno tripolare, perché hai tre, centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle, rispetto ai quali tu hai uno di questi tre poli, i 5 Stelle, che dall'inizio hanno detto no, non ci riguarda, cosa? Tutto, qualunque cosa non ci riguarda, la riforma della Costituzione, dare un governo a questo paese, confrontarci nel merito dei provvedimenti, lo streaming, ok, ce l'abbiamo ancora tutti negli occhi. Tu hai una parte che si ritrae, dice a me non interessa, è un paese che non riesce a partire, a funzionare, fa niente. Poi tu hai avuto il centrodestra che ha detto no, sulle riforme istituzionali siamo pronti, disponibili a confrontarci, tant'è che questa legge, che poi è stata molto modificata anche nel passaggio parlamentare, però la legge all'inizio è una legge che è stata in commissione affari costituzionali condivisa con il centrodestra, perché in commissione, dopo le audizioni e la discussione, parti significative sono state riscritte con emendamenti condivisi. Il relatore era il presidente della commissione, che è un esponente di Forza Italia, che l'ha votata la prima volta. Poi cos'è successo? È successo che c'è stato il passaggio dell'elezione del Presidente della Repubblica, nel quale il centrodestra, cioè Forza Italia, cioè Berlusconi, hanno detto siccome stiamo scrivendo insieme le riforme, il Presidente della Repubblica è quello che diciamo noi. E noi gli abbiamo detto no, le riforme sono una cosa, l'elezione del Presidente della Repubblica non può nascere da un ricatto, deve nascere da una condivisione. E io credo che abbiamo fatto bene a tenere il punto e a leggere Sergio Mattarella Presidente della Repubblica. Per questo dico che attiene più alla cronaca, perché è emerso in maniera evidente che c'è una parte dello schieramento politico che nel non cimentarsi, tra l'altro, adesso non è che mi voglio allargare nelle considerazioni sugli altri, però hanno tenuto aperto un fronte che poi vediamo riproporsi. Oggi è la giornata in cui
il primo sindaco espresso dal 5 Stelle in una grande città, Parma, lascia il Movimento 5 Stelle. Queste continuano ad essere le ore in cui a Roma mai Vittoria fu più chiamata come questa, cioè mi sembrava abbastanza chiaro che potevano vincere, avrebbero vinto, e non sono stati in grado di trovare un assessore al bilancio, di provare a risolvere i problemi. Io credo che sconti non aver partecipato di questo percorso necessario al paese. Il centrodestra è stato segnato ancora una volta dalla propria dinamica interna, dalla propria debolezza. Certo, con la riforma istituzionale è molto meglio se viene votata da tutti. All'inizio noi questo abbiamo cercato, con tutti. Abbiamo proseguito con quella parte che si era data disponibile, l'abbiamo costruita con quella parte. Però io credo che nel momento in cui la rottura sulla riforma istituzionale è data da quel motivo politico, io credo che non potevamo accettare il ricatto, e credo che noi potevamo dire, vabbè ragazzi, ci abbiamo provato a cambiare la Costituzione, a fare delle riforme, si sono sottratti, ci fermiamo qui. Se abbiamo detto questo paese ha bisogno di riforme, per questo facciamo partire la legislatura, io credo che a quel punto era giusto compiere il percorso, perché il percorso, guardate, che dà anche il senso a questa legislatura, cioè tutta l'attenzione concentrata se il sì o no su Renzi, secondo me il sì o no sulla legislatura non nel senso se dura o meno, che si voti l'anno prossimo nel 2018 non credo che sia il punto principale, ma il punto principale è a cosa serve questa legislatura, ossia se la politica, le istituzioni sono in grado di cambiare se stesse, per dimostrare al paese di essere in grado di poterlo cambiare. Secondo me questa è la posta in gioco. Sì. Abbiamo ancora 15 minuti, però pensavo fosse finito il primo tempo. Pensavo è finito 15, che fare l'ultima domanda. No, beh, possiamo starci ancora con un paio di domande. Faccio più veloce, dai. No, dicevo appunto, ha già accennato adesso, ma una delle critiche che è stata rivolta a questa riforma è il percorso che è stato fatto. Cioè si dice che è stata adottata una procedura, qualcuno addirittura ha detto procedura illegittima, che mi sembra anche fuori dal mondo, anche qua citando la Costituzione, l'articolo 70, mi ero preparato, studiato, per cui non era assolutamente così. Però siccome quando si mette mano, diciamo così, all'organizzazione dello Stato bisognerebbe essere i più inclusivi possibili, ritenete di aver forzato troppo la mano o che era una forzatura che era necessaria e necessaria, che poi alla fine sarà comunque utile al Paese? Ma allora, guarda, io questa domanda ho cercato di rispondere prima, nel senso che sono convinto anch'io, l'ho detto, che le riforme istituzionali dovrebbero essere votate con una maggioranza più ampia, e quello deve essere l'obiettivo. Peraltro noi come centrosinistra, vi ricordate, già una volta abbiamo fatto una riforma della Costituzione a colpi di maggioranza in coda alla legislatura, era quella 96-2001, no? Quando votammo la riforma del titolo quinto alla fine del 2000. Però io ho cercato di ricostruire quello che è accaduto, cercando di indicarne una spiegazione in ragione della quale secondo me è stato giusto procedere, perché altrimenti se dopo il percorso costruito in ragione di quella scelta fatta al centrodestra noi ci fermavamo lì, io credo che avremmo dato l'idea a questo paese che in nessun modo non si riesce a cambiare, né alcuno è in grado di farlo. Aggiungo alla tua domanda, siccome è un argomento che sento spesso ripetere, ma come? Questo è il Parlamento eletto con il Porcellum. Porcellum indicato come incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale nelle due parti, la lista bloccata, il premio di maggioranza, eccetera. Quindi, argomento che si è sentito diverse volte, questo Parlamento, se è incostituzionale il Porcellum, è incostituzionale il Parlamento. Quindi questo Parlamento non può fare niente, men che meno può toccare la Costituzione. Allora, la sentenza della Corte Costituzionale, secondo me bisogna leggerla un po' tutta, non soltanto una parte, perché è la stessa sentenza, quella che viene sempre citata,
che osserva che quella decisione, cioè l'incostituzionalità del Porcellum, aperte le virgolette, quindi leggo il testo della sentenza, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto, aggiungendo che del pari non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali. Questa è la sentenza della Corte Costituzionale che dice che questo Parlamento è legittimo, che è chiamato ed è titolato a produrre le riforme. Questo dal punto di vista della forma. Poi c'è, secondo me, tutta la sostanza politica, che cercavo di spiegare prima, la dico con una battuta. Io credo che noi ci siamo giocati in quel passaggio, e ci giochiamo adesso, non più come Parlamento che ha già votato. Il Parlamento il percorso di 2 anni e mezzo l'ha svolto con discussioni, più di 150 audizioni, 84 milioni di emendamenti, grazie all'algoritmo di Calderoni, sono stati presentati 84 milioni, quindi l'ha fatto. Adesso sta ai cittadini scegliere, dove al fondo, dicevo, secondo me, la posta in gioco, andando poi nel merito di ogni singolo aspetto, è questo, cioè se questo nostro paese, le istituzioni di questo paese sono in grado o meno di cambiare se stesse. Questo è al fondo, io credo, la posta in gioco, intorno a cui si è sviluppato un confronto anche aspro tra chi indica i problemi, aspetta che macerino ulteriormente per speculare su quello, e chi invece cerca di affrontare e risolvere. In fondo credo che sia questo. Faccio l'ultima domanda prima di aprire il dibattito col pubblico. Evochiamo scenari apocalittici. Nel caso dovessero vincere i no, ritieni giusto che il governo debba dare dimissioni come sostiene qualcuno, o sono due cose slegate, per cui c'è l'attività di governo che va avanti comunque, e c'è questa battuta d'arresto che fa parte comunque della vita parlamentare, della vita del paese, e, come dice Renzi, magari rischia di rallentare per 20 anni l'avvio delle riforme. Però è giusto che il governo quantomeno debba porsi la questione, o non c'entra nulla? Ma guarda, io sono un deputato di maggioranza, per cui credo di essere uno che ha a cuore le sorti di questo governo. Poi, peraltro, seguendo quotidianamente l'attività parlamentare, conosco i provvedimenti del governo. Su alcune cose possiamo discutere, criticare, però ne vedo il complesso, per cui mi sento di sostenerlo rispetto alle cose che fa. Però non credo che sia la questione principale. Anzi, ti dico che io mi sento molto tranquillo come cittadino italiano, prima ancora che parlamentare, che se dovesse esserci le dimissioni del Presidente del Consiglio, o se matura una richiesta di dimissioni, sarà nelle mani del Presidente della Repubblica, Mattarella, anche perché ricordo che noi siamo una Repubblica parlamentare e rimaniamo, sia che vinca sì, sia che vinca no, perché anche se vince sì, rimaniamo una Repubblica parlamentare, per cui è il Presidente della Repubblica che conferisce l'incarico e poi il governo deve ottenere il voto di fiducia dal Parlamento. Per cui da questo punto di vista io mi sento assolutamente tranquillo e sereno. Dicevo che secondo me non è l'aspetto più importante, perché io la voglio dire così. Se dovesse, io credo che vincerà sì, ma se dovesse passare il no, al di là del governo ho detto, la domanda che io faccio è questa, vediamo se riusciamo tutti quanti a rispondere in tutta coscienza. Se dovesse passare il no, dopo che questa riforma è stata fortemente sostenuta dal governo, 2 anni e mezzo, 6 voti parlamentari, secondo voi, se dovesse passare il no, c'è qualcuno che la mattina dopo si prende la briga di rimettersi lì, ripartire con la riforma istituzionale, scrivendo la migliore riforma possibile pensata? No, la verità è che se passa il no, questo paese rimane così, non solo le sue istituzioni, immobile, immutabile, che secondo me questo è il problema principale, il problema è che il nostro paese non si può permettere. Grazie, io direi che abbiamo esaurito, possiamo passare.